Siamo a Berlino, siamo allo stand della Doro, che è un'azienda svedese che si occupa di prodotti di telefonia per un target superiore ai 65 anni di età. Questa è una delle novità che stanno presentando in questa fiera ed è un PC completamente equipaggiato per essere utilizzato da lo stesso tipo di utenza sopra i 65 anni. È un normalissimo PC Windows 8.1, è un prodotto della Acer con un processore dual core Celeron che viene precaricato con questo software che semplifica l'utilizzo del computer. Lo schermo è touch, quindi si può in ciascun momento entrare nelle varie funzioni e in questo caso un'interfaccia in tedesco, ma ci sarà anche in italiano perché Doro arriverà in Italia alla fine dell'anno, e se è possibile semplificare l'utilizzo del computer anche per le persone più anziane. L'intero progetto si concentra su degli aspetti peculiari. Innanzitutto è un prodotto pronto per l'uso, ha una tastiera particolare che è semplicemente una tastiera di gomma che si applica sopra la tastiera normale, quindi in ciascun momento può essere riportato allo stadio di un computer Windows 8.1. Dicevamo, è semplice da usare, si concentra attorno alla comunicazione, quindi email, c'è la possibilità anche di mandare email attraverso dei video messaggi, quindi eliminare la necessità di digitare sullo schermo o sulla tastiera, c'è la possibilità di avere l'aiuto di un proprio parente per risolvere eventuali problemi. In questo caso non funzionerà perché non c'è la rete, e in seguito è anche possibile utilizzare varie altre funzioni. C'è OpenOffice installato con un'interfaccia realizzata su misura, sono delle applicazioni per passare il tempo, quindi un gioco di carte in solitario con un'interfaccia realizzata su misura e così via. L'intera esperienza è pronta all'uso, realizzata con lo stesso stile con cui vengono realizzati altri prodotti Doro che arriveranno sul mercato, tra questi anche uno smartphone che arriverà alla fine dell'anno, e in questa maniera è possibile per le persone più anziane che non necessariamente hanno sempre a disposizione l'aiuto di un parente o hanno necessità di essere consigliate su come agire, possono da sole utilizzare il computer e rendersi del tutto indipendenti nella vita di tutti i giorni. Da Berlino per Punto Informatico, Luca Nunziata.